Lo scorso 27 maggio il candidato sindaco di Massafra, Domenico Santoro, ha incontrato cittadini e giornalisti di fronte ai capannoni individuati per l'allestimento della cittadella del Carnevale. Io ho voluto farla qui la conferenza stampa per così renderci conto tutti quanti del luogo in cui sarà insediata la cittadella del Carnevale e per far capire l'importanza del perché in questo ruolo, perché in questo luogo, perché questo è un centro, è una zona che rientra in un grande progetto di riqualificazione urbanistica, riqualificazione industriale. I fondi regionali, i POR, sono stati destinati a questo scopo e Massafra più di tutti merita queste attenzioni perché Massafra si trova in un'area ad elevato rischio di crisi ambientale, quindi tutte le attenzioni devono essere concentrate su questo comune e sugli altri comuni dell'area ad elevato di rischio ambientale perché hanno subito tutti i forti impatti dell'industria e di tutti gli insediamenti che si sono addensati in quest'area. Nel nostro caso siamo stati interessati dalle discariche di rifiuti urbani, di rifiuti speciali, adesso discariche di rifiuti di stoccaggio di fanghi, sono tutte attività che impattano sul territorio. Bene, adesso era il momento di invertire la rotta, e cioè la Regione ha detto vi do 2 milioni e mezzo, ma li doveva dare a noi 2 milioni e mezzo, al Comune di Massafra. 2 milioni e mezzo che serviranno per riqualificare il vostro territorio, una specie di risarcimento per tutto quello che Massafra ha subito. Non dimentichiamo che Massafra è stata deprivata anche dell'ospedale, quindi non è possibile più adesso assistere a queste azioni che deprivano il territorio dai servizi fondamentali. Per cui era importante ed è importante, io mi batterò per questo, affinché questi 2 milioni e mezzo, ma non soltanto questi 2 milioni e mezzo, siano un risarcimento alla comunità. Adesso noi ci ritroveremo invece, e su questo porrò tutte le mie attenzioni, le mie attività nel prossimo futuro, ci ritroveremo con un capannone che acquisteremo con i 2 milioni e mezzo che ci ha dato la Regione con questi fondi del SIRAI. Bene, lo compreremo e poi non andrà a noi, sarà dell'ASI. L'ASI poi ce lo concederà in prestito, in uso. Quindi lo useremo, nemmeno potremo spendere dei soldi perché non essendo nostro, come faremo a fare le opere? E allora dico alla Regione, dico al Presidente Emiliano, adesso è il momento in cui Massafra deve avere. Noi vogliamo la cittadella del Carnevale, ma ce la dovete dare chiavi in mano, funzionante. Noi dobbiamo avere un centro direzionale che non è un rudere, perché abbiamo praticamente un rudere qui, il centro direzionale. Vogliamo un capannone che all'interno contenga tutti gli scompartimenti per fare i carri, altrimenti dovremo spendere dei soldi e non è giusto, ce li dovete dare voi, come avete promesso. Chiavi in mano, io sarò il primo a fianco ai carristi, a fianco ai cittadini di Massafra, a battere i pugni sui tavoli regionali, perché questo sia il primo di una serie di lunghi risarcimenti che il territorio di Massafra merita e su questo porremo tutte le attenzioni perché con i nuovi fondi del Recovery Plan, con i progetti, i POR 2021-2027, Massafra deve riottenere tutto quello che ha perso. Massafra deve ritornare protagonista del territorio, non può essere più la Cenerentola, non può essere più sbeffeggiata. Questo è il fatto grave che è accaduto in questi anni. Una comunità abbandonata a se stessa, che perde i servizi e che viene così relegata, come purtroppo dicono le graduatorie a livello nazionale, agli ultimi posti della qualità della vita.